È tutto pronto per questo match valido per la Primeira Liga portoghese. Con me c'è Stefano Nava. Ciao Pier, le due squadre attendono solo il fischio dal direttore di gara. Le Aquile di Lisbona del Benfica contro i Dragões del Porto, i Dragoni, questi sono i protagonisti della sfida di oggi, sono due club storici del calcio non solo portoghese ma anche europeo e mondiale. Grande tradizione, oltre a spadroneggiare in patria, Benfica e Porto possono contare un ricco palmarès internazionale, fatto di Coppe dei Campioni intercontinentali. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Useranno il 4-3-3, fondamentale il ruolo dei due esterni offensivi. Ecco l'11 della formazione ospite. Oggi sapremo chi sarà la principale candidata al ruolo di inseguitrice degli attuali leader del campionato. Si affrontano infatti la seconda e la terza della classe, che vorranno dimostrare di poter dire la loro nella lotta al titolo. I padroni di casa possono vantare la difesa meno perforata del torneo. In molti sottovalutano la fase difensiva dando più importanza all'attacco, ma i migliori allenatori sanno bene che la difesa è la base da cui partire per costruire una squadra vincente. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Prova a rubargli il pallone. André. José Angel. Maicon. Anderson Talisca. Palla spazzata via. Ci sarà rimessa laterale dalle parti della bandierina. Salvio. Buon intervento difensivo sul cross. Josué. Maxi Pereira. Samaris. Gaetan. Esagerato qui col tiki taka e hanno perso il pallone. Maicon. Brahimi. José Angel. André. C'è il tocco sulla fascia. Colpo di testa imparabile, nulla da fare per il portiere. Potente e preciso. Colpo di testa perfetto per eleganza, elevazione, precisione. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Non so cosa volesse fare. Gaetan. Samaris. Perdono palla. José Angel. Ci sono metri a disposizione. Maicon. André. Jardel.
Jiménez. Maicon, Maxi Pereira, Brahimi non è riuscito a trovare lo specchio della porta, poteva essere il pari. È vero, ha perso una grande occasione, poteva essere il pareggio. Samaris. Gaitan, hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Herrera, il tocco di testa. Josué, crossa. E il portiere recupera il pallone. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Josué. Gaitán. Salvio. Ha metri a disposizione. Vola verso la porta. Jiménez. Rete. Splendida rete. E con questo porta il suo bottino personale a 2 gol oggi. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Si contendono il controllo del pallone. La mette in mezzo. Buon intervento difensivo. Salvi. Licca. Josué. José Ángel. E il portiere recupera il pallone. Jardel. Anderson Talisca. Licca. Occhio al movimento dei compagni. Il difensore blocca bene il cross. André. E dopo la fine del... Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Abubakar. Ha calibrato malissimo il cross e la difesa ha avuto vita facile. Maxi Pereira. Licca. Herrera. Jiménez. Brahimi. Maicon. Licca. Arriva la segnalazione, sarà offside. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Maicon. Brahimi.
Salvio. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Josué. Brahim. Josué. Maicon. Preferisce ripartire dal portiere. Buona triangolazione. André. Si riparte col calcio d'angolo. Devono assolutamente riorganizzarsi, hanno bisogno di energie anche psicologiche in questo match. Troppo sotto, senza problemi per il portiere. Jimenez. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Arbitro che ferma tutto, punizione per il Porto. Palla questa, Brahimi, tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato, abbastanza comprensibile. Recuperano palla. Licca, entra in modo perfetto. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Occhio al cross. Nelson Oliveira! E c'è il gol! Palla in rete! Allenatore che ha fatto benissimo a metterlo in campo. Grande sostituzione. Che stacco! Che elasticità, che esplosività, perentorio nel suo colpo di testa. Ora conducono per 3-0. Maxi Pereira. Palla girata sulla corsia. Buono il tackle. C'è il tocco al proprio portiere. Danilo Pereira. Anderson Talisca. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Gaitan. Palla di nuovo in faro laterale. Teisa. Jardel. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Prova a sorprenderlo. Grande parata. Super portiere. Che gol! Splendida rete! Sono stati bravissimi, cinici nello sfruttare questa occasione. E qui c'è grande senso della posizione. Uno spiccato fiuto del gol, facendosi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto. Pronto per ribadire in rete dopo la prima respinta del portiere. È una gara a senso unico questa ormai.
Il pubblico di casa sembra quasi rassegnato di fronte a questa partita. Per come sta andando la partita, hanno ben poco da festeggiare. Si ripartirà con una rimessa dal fondo. La vittoria sembra all'orizzonte e i tifosi non sono scaramantici, gioiscono come se la gara fosse già finita. Il calcio è strano, imprevedibile, ma credo che stavolta difficilmente avremo delle sorprese. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pia. Licca. Teisa. Gaetan. Anderson Talisca. Brahimi. Abubakar. Spazzano via il pallone. Danilo Pereira. La spazza via. Gaetan. Nelson Oliveira. Maicon. Basta così, arriva il fischio dell'arbitro. Hanno letteralmente schiacciato i loro avversari in una partita che da sempre divide le due tifoserie. Considerata la rivalità sto... Jimenez a metri a disposizione, vola verso la porta. Jimenez, Nelson Oliveira. Prova a sorprenderlo, grande parata.